Colleghi, il Movimento 5 Stelle, diciamo, ci sono diverse cose da dire. Per la verità nessuna attinente al Consiglio europeo, ma do volentieri qualche risposta. Allora, sanità. Abbiamo tagliato i fondi alla sanità. Sì, voglio darvi un dato. 2020, Covid, fondo sanitario 122 miliardi, governo Conte, 2024, governo Meloni, 136 miliardi. Voglio spiegare agli italiani, già che ci sto, come fanno i partiti dell'opposizione a sostenere la tesi che noi abbiamo tagliato i fondi alla sanità, che invece sono, diciamo, il fondo sanitario è aumentato di anno in anno. Lo fanno con questo simpatico escamotage del rapporto con il prodotto interno lordo. Cioè, in buona sostanza, siccome durante gli anni, cari italiani, in cui governava la sinistra, il PIL crollava, i soldi che mettevano nel fondo sanitario, anche se erano di meno di quelli che mettiamo noi, davano una percentuale più alta in rapporto al PIL. Invece, siccome noi il PIL lo stiamo facendo crescere, anche se quei soldi aumentano, la percentuale diminuisce. Spero che sia chiaro quello che sta accadendo. Avete tagliato l'IVA, avete aumentato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia. Colleghi, per cortesia, facciamo finire il Presidente del Consiglio. Presidente, non dovete essere nervosi, perché il governo colleghi, sta andando male, quindi sta per arrivare il vostro non momento, è un dibattito. Facciamo concludere il Presidente del Consiglio. Non siate nervosi, sta per arrivare il vostro momento. Allora, il governo ha aumentato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia. Le cose non sono andate esattamente così, cioè il governo aveva tagliato lo scorso anno l'IVA sui prodotti per la prima infanzia. Abbiamo deciso di non rinnovare quella misura per un fatto banale, che vi spiego. Colleghi, per cortesia, facciamo finire, poi ogni gruppo potrà parlare. Questa misura per un fatto semplice, che non ha funzionato. Perché io devo dire la verità, ho controllato e ho monitorato lungo quest'anno l'andamento dei prezzi sui prodotti per la prima infanzia e purtroppo il taglio non ha prodotto quello che speravamo. E vi dico una cosa di come vedo io la politica: quando le cose non funzionano, non si rinnovano, è esattamente quello che avreste dovuto fare voi sul super bonus, invece di scaricare sugli italiani 100 miliardi di debito su una misura per la quale ne avevate previsti 30, consentitemelo. Invece dalle parti nostre, quando una cosa non va bene, ce se ne assume la responsabilità. Salario minimo. Sto andando alla conclusione. Presidente, un attimo. Facciamo tornare un attimo di silenzio in aula. Salario minimo, qui ho una sola una domanda da fare, perché abbiamo parlato del salario minimo molte volte nel merito della vicenda e ce ne occuperemo nei prossimi giorni. Però io una domanda ce l'ho da fare, perché ho sentito l'intervento del collega del Movimento 5 Stelle che dice che questa è la cosa in assoluto più importante che si possa fare per i lavoratori italiani. Presidente Conte interverrà in dichiarazione di voto, spero che mi possa dire perché in 3 anni che è stato alla guida del governo il salario minimo non ha deciso di farlo. E lo dovete spiegare non tanto a me, quanto ai lavoratori che oggi portate in piazza, che io credo siano più intelligenti di quanto li fate. Mi fermo. Concludo così. Sempre collega del Movimento 5 Stelle dice che questo governo ha portato l'Italia al suo più basso punto di credibilità. Guardi, questo io penso che lo debbano giudicare gli italiani e lo giudicheranno. Le posso dire dal mio punto di vista quale è stato il più basso punto di credibilità che io ho visto di un governo italiano all'estero. E posso dirle che lei non mi vedrà mai, fin quando io governerò questa nazione, a rincorrere al bar un mio pari grado durante i lavori del Consiglio europeo per tranquillizzarlo sul fatto che i membri della mia maggioranza scherzano perché devono dire qualcosa al loro pubblico, ma che alla fine si farà quello che vogliono gli altri. Non mi vedrà mai rappresentare l'Italia così, costi quel che costi.